A partir de hoy lunes, los afectados a alguna de las actividades declaradas esenciales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio solo podrán validar esta situación tramitando el certificado único habilitante para la circulación Emergencia COVID-19 en la página de trámites a distancia. Hoy es lunes y te damos la bienvenida a una nueva edición de Flash Chat. Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en 2010 durante una salidera bancaria en La Plata, cuando estaba embarazada y en la que murió su hijo, la amenazó desde la cárcel. El Servicio Penitenciario Provincial realizó una requisa en la que encontraron en su celda un celular no registrado. Se sospecha que el animal del zoológico de Bronx se contagió coronavirus de un cuidador. Hay otros 6 leones y tigres enfermos, aunque se desconoce todavía si se trata de COVID-19. Se cree que es la primera infección conocida en un animal en los Estados Unidos. Buonasera a tutti. Ieri sera, intorno alle 10, una nostra compaesana è stata visitata al 118, è stata portata in ospedale per degli accertamenti per un sospetto caso di COVID-19. Gianfilippo Banchieri, alcalde del pueblo siciliano de Delia, grabó un video en el que se muestra enojado y frustrado por el incumplimiento del aislamiento social. Trata de imbéciles a los que salen a correr, a los que hacen las compras en pueblos vecinos o invitan a comer a sus amigos. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Ma vogliamo fare le persone serie? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostere carne. Dobbiamo ringraziare le migliaia di medici, di infermieri, paramedici, forze dell'ordine, vigili, associazioni volontariato, sindaci, persone che siamo in trincea noi, in mezzo alle strade per proteggere la moltitudine, che se ne fotte. Diceva il sindaco di Niscemi, il mio collega, si cazzeggia, è vero, si cazzeggia. Siamo stressati a stare a casa, stiamo stressati. Con il telefono, la connessione internet, la televisione, il mangiare, la PlayStation, siamo stressati. Stressati i nostri nonni che andavano in guerra, non quelli che si rimangono a casa. Spero di essere stato chiaro, signori. Spero di essere stato chiaro. Grazie, signori. Buona serata a tutti.